Il romanzo moderno, così come lo conosciamo oggi, nasce e si afferma nel Settecento. In realtà il romanzo è un genere molto antico e di opere che rientrano in questa categoria se ne incontrano ben prima del Settecento. Pensiamo al Filoccolo di Boccaccio, il primo romanzo avventuroso della letteratura italiana, scritto in prosa e in volgare, alla Vita di Gargantua e Pantagruel, una serie di 5 romanzi scritti dal francese François Rabelais nella prima metà del Cinquecento e al Don Chisciotte di Cervantes, agli inizi del Seicento. Qual è la differenza tra le opere che abbiamo citato e il romanzo moderno? Sono anch'essi romanzi, ma il mondo di cui parlano non è quello che i lettori conoscevano per esperienza. È un mondo immaginario, popolato di giganti, cavalieri, fate, eroi, di personaggi dotati di qualità straordinarie e in genere di alto rango o che aspirano a diventare tali. Nel Settecento gli scrittori cominciano invece a usare il romanzo per parlare non di mondi immaginari, ma del nostro. Iniziano cioè a mettere al centro dei loro racconti personaggi le cui vicende, le cui idee e la cui personalità non sono lontane dall'esperienza quotidiana del lettore. Non è un caso che in Inghilterra, la patria del romanzo moderno, si distinguano le due forme di romanzo con due termini diversi: romance e novel. Romance è il romanzo fantastico, il romanzo cortese cavalleresco, per esempio, in cui si raccontano le imprese straordinarie di eroi ed eroine, re e regine, e in cui ci si allontana molto dalla verosimiglianza, dalla credibilità. Per il romanzo moderno si usa invece c'è il termine novel, un termine che ha a che fare con l'idea di novelty, di novità, e di news, di notizie. La novità sta nel carattere realistico delle narrazioni, dove non compaiono né fate, né divinità, né creature fantastiche, dove la trama si organizza piuttosto intorno alla vita quotidiana di persone cui capitano le cose che capitano a tutti noi, compreso un naufragio come Robinson Crusoe, il protagonista del romanzo di Daniel Defoe. Ma la novità sta anche nello stretto legame materiale e letterario con il giornalismo. Molti dei romanzi scritti in Inghilterra tra il Settecento e l'Ottocento vengono pubblicati su giornali oppure allegati a questi ultimi come fascicoletti a parte. Il legame con il giornalismo spiega anche la vocazione critica e insieme pedagogica che contraddistingue alcuni famosi romanzi di viaggio del Settecento, come I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, Le lettere persiane di Montesquieu e Il Candide di Voltaire. La narrazione, spesso rocambolesca, dei viaggi dei protagonisti non è fine a se stessa, ma è uno strumento per criticare senza mezzi termini il presente, la società e i pilastri ideologici e culturali su cui essa si fonda, in particolare la politica e la religione.